Andiamo. Chi può prepararsi lo faccia ora. Fratelli, è giunto il tempo di fuggire dal bestiale sistema anticristo che viene presto, o quantomeno a prepararsi un rifugio dove siamo. Proverbi 27:12. L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze. In questi tempi è più difficile spostarsi che non nel recente passato, e diventerà sempre più difficile. Immaginiamoci che siamo ebrei nella Germania degli anni 30 e vediamo sorgere all'orizzonte le nubi nere naziste. La verità è che già siamo in guerra. La guerra è iniziata tanto tempo fa ed è una guerra contro Dio per la distruzione delle nostre anime. Genesi 3, verso 1. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» Dio disse, Genesi 3, 15. «Io porrò inimicizia fra te, il diavolo, e la donna, la chiesa, e fra le tue progenie, la zizzania, e le progenie di lei, Cristo e la chiesa. Questa progenie, Cristo, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Quindi persecuzione. Fratelli, se necessario, digiunate e pregate per sapere la volontà di Dio. Non potete fare business as usual. Per esempio, scegliete certi giorni e digiunate magari fino al pranzo e concentratevi sul Signore. Chiedetegli che vi parli e Lui lo farà. Chiedetegli cosa vuole che facciate e continuate a pregare e digiunare fino a che siete sicuri di quale sia la sua volontà per voi, nella vostra vita e situazione. Una volta che ne siete sicuri, scrivetelo, mettetelo su carta. Accertatevi di conoscere la sua volontà e poi fatelo. Rimanere dove siete, spostarvi, dove? Un'altra città, un'altra regione o nazione o continente? Alcuni ci scrivono chiedendoci quali sono le nazioni dove si trova più facilmente lavoro e con i migliori stipendi, eccetera. Per favore, smettete di chiedere queste cose. Non siamo un'agenzia di collocamento. Tutto quello che abbiamo da offrire sono insegnamenti su come vivere per Gesù. Per quanto riguarda come trovare lavoro, gli stipendi, eccetera, queste cose la gente del mondo sono più informati di noi. Comunque, per chi ancora insistesse, ecco le risposte direttamente dal nostro datore di lavoro riguardo le sue offerte di lavoro. Domanda. Prima domanda. Dove andare? La risposta la trovate in Matteo 7, verso 7. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. E poi Marco 16, 15. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Amen. Seconda domanda. Il luogo giusto dove andare? Risposta in Giacomo 4, verso 3. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Matteo 6, 33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. 1 Giovanni 5, 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Terza domanda. Quale lavoro? Matteo 4, 19. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Matteo 9, 36 fino 38. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe. Prossima domanda. La paga? Matteo 19, 29. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto,
ed erediterà la vita eterna. Filippesi 3, versi 7 e 8. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Quinta domanda. Una vita più comoda, lasciando le comodità dell'Occidente alle spalle? Luca 9, 57 fino 62. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. 6. Se vogliamo trovare la volontà di Dio nella nostra vita, non possiamo cercare le cose che piacciono a noi, ciò che noi vogliamo e desideriamo, o il cercare di mettere in pratica la nostra volontà e ricercare le nostre convenienze, i nostri vantaggi, e dopo di ciò sperare che Dio ci benedica e protegga. Il regno di Dio non funziona così, ma esattamente al contrario. E speriamo con questo di aver risposto a tutte le domande. Per essere nella sua volontà, essere benedetti da lui e scoprire dove lui ci vuole e per cosa ci vuole usare, ci sarà utile di dare un'occhiata all'esempio degli uomini e le donne di Dio nella Bibbia. Vedremo che tutti dovettero abbandonare la loro volontà. Vedete Esodo 4. Anche noi dovremmo seguire il loro esempio. Come fecero loro? Studiamolo e scopriamolo nella Bibbia. E cominciamo da Ebrei 11. Verso 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Quindi, prepararsi. E con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. 13. Tutti costoro confessarono di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Cerchiamo di superare la nostra prova. Amen. Amen. Verso 23. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello, e non ebbero paura dell'editto del re. Dobbiamo nascondere i nostri figli dagli editti dei faraoni. Lo stiamo facendo, perché i faraoni volevano uccidere i bambini degli ebrei, loro li nascondevano, facevano quello che potevano. Mosè fu nascosto. Gli attuali nostri governanti che vogliono indottrinare i nostri figli verso le abominazioni come sessualità, l'evoluzione delle scimmie e ogni perversione in istituti antidio che si chiamano scuole oggi. Istituti dove i bambini vengono programmati e gli lavano i cervelli. Fratelli, non possiamo sottometterci a buttare i nostri figli a questi coccodrilli. Facciamo guerra contro queste cose del diavolo, e guerra nello spirito. Amen, amen. Leggere 1 Timoteo 6,12. 1 Timoteo 6,12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Ecco, vuoi continuare? 1 Timoteo 1,18. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. 2 Corinzi 10, versi 3 e 4. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Amen. Ebrei 11, 24. Per fede Mosè, 25, preferì essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Amen. Per fede abbandonò l'Egitto. Cioè, cos'è l'Egitto? Le comodità del mondo dove siamo. Senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Ok, e per sfidare la collera del re, quindi hanno dovuto rischiare la vita e a volte essere uccisi. E invece oggi vediamo che i cristiani, troppi di noi, cercano di compiacere il mondo e non Dio, hanno paura del mondo invece che Dio. E attenzione, fratelli. Amen. 28. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Amen. Ciò che ci salverà dalla tribolazione del nemico sarà la nostra ubbidienza ai comandamenti di Cristo. Quindi non salveremo noi i nostri figli cercando di compiacere il mondo, i politici, le scuole anticristo, le scuole senza Dio, le chiese senza Dio o il diavolo, ma seguendo Gesù e la sua parola, così come la vediamo scritta. Amen. Amen. 29. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Alleluia. E così Dio ci proteggerà dalla ira del diavolo, amen, cioè la tribolazione che viene, cercando, trovando, ubbidendo la parola di Dio. Chi di noi non lo farà sarà lasciato indietro nell'Egitto di oggi e sarà distrutto dalla ira di Faraone che sarà l'anticristo. Va bene? Amen. 30. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Aspettiamoci questi miracoli, miracoli che Dio farà per noi nella tribolazione. Dio attraverso di noi abbatterà le più potenti, roccaforte, demoniache della tribolazione che l'anticristo provocherà, e Dio ci proteggerà, va bene? Amen, e farà crollare tutte le Gerico, le roccaforti del maligno. Dobbiamo confidare nel Signore. 31. Per fede Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Amen. Nella tribolazione succederà che troveremo più aiuto spesso da peccatori pentiti come Raab che non da certe chiese di Laodicea. È vero. 32. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Alleluia. Miracoli, miracoli, miracoli. Amen. Amen. Mettiamo, fratelli, i nostri occhi non sui mali del mondo che ci scoraggiano, ci buttano, ci risucchiano verso giù, verso la depressione. Mettiamoli su Gesù, su quello che Lui fa e quello che farà per noi. Se non vediamo i Suoi miracoli nella nostra vita, perché non lo abbiamo seguito, non lo stiamo seguendo, appena cominciamo a seguirlo vedremo i Suoi miracoli. E quando spingi la macchina, la batteria scarica, quando la spingi che si mette in moto e va. Amen. Ma fin quando siamo qua a pregare, a lamentarsi, oh Dio aiutami qua, Dio aiutami là, e tu sei lì a scaldare una panchina, Dio non si sposta.
I farisei e i giudei pregavano in continuazione che Dio mandava il Messia era lì che girava fuori, ma non lo vedevano, perché erano gli occhi bendati dalla loro preghiera religiosa, le orecchie chiuse, intoppate dalle predicazioni dei farisei. Usciamo dai cimiteri religiosi, seguiamo la parola, Amen. Seguiamo lo Spirito Santo con la conferma della parola scritta. Come sai che segui lo Spirito Santo? Conferma della parola scritta. Amen? Amen. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Ah, grazie Signore. Guardate, se non siamo disposti a lasciare oggi le ingannevoli comodità dell'Occidente, cosa ci fa pensare che domani saremo disposti a morire per non rinnegare Gesù e lottare contro il marchio della bestia 666? È vero. Va bene, cosa dice Luca 16:10? Chi è fedele nel poco? Sarà fedele nel molto. È fedele nel molto. Chi è infedele nel poco? Sarà infedele nel molto. Va bene, quindi se oggi siamo infedeli nel poco, di solito, tranne per qualche miracolo, ma di solito sarà infedele nel molto. E la parola dice anche un bambino dà a vedere come sarà il suo cammino da adulto. Va bene, allora, per quanto riguarda ora fratelli che ci scrivono, che vogliono sapere sulle comodità, sul vestiario, cosa dice il prossimo? 37. Sì. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra. Okay, come vi pare? Se volete sapere com'è il vestiario fuori dall'Europa, ma magari pelli di pecora e di capra non va bene e rimanete dove siete. Così è la storia. Riguardo l'alloggio? Bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Come va come pensioncina? Noi c'era un tempo che avevamo offerto ai fratelli che venivano, venite che vi aiutiamo, vi riserviamo una pensioncina. E abbiamo cercato anche di farlo. Sì, sì. Pensioncina, abbiamo cercato di trovare case per affittargliele così, però abbiamo dovuto bloccare, paralizzare nostra missione, radio e tutto. E poi abbiamo pregato e Gesù ci ha mostrato che il nostro lavoro non è servire alle mense, non è cercare alberghi, pensioncine. Ma anche perché non lo facciamo. Tristemente, dispiace, dobbiamo confessare che non siamo in grado, perché praticamente la nostra missione si è quasi paralizzata quando abbiamo cercato di fare quello. Mm. Pregate, Gesù ci ha mostrato che il nostro lavoro non è cercare pensioncini, alberghi per i fratelli che vengono, ma loro devono venire con abbastanza soldi per essere autosufficienti, se no non devono venire. Ovunque vanno, sto solamente dicendo chi viene in Sud America, ma chiunque vada in Africa, in Asia, perché mica c'è solamente Sud America. Amen? Amen. Quindi non bisogna lasciarsi intimorire da chi vi accusa e quando è necessario se vi spostate come nomadi, perché oggi, sai, Gesù ha detto, leggi Matteo 10:23. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Va bene. Allora, Gesù dice, quando c'è un problema, traslocare, spostarsi, scappare, muoversi. Questo vuol dire essere nomadi. Qualcuno ci ha accusato, ma voi volete far diventare tutti zingari? Perché no? Però non per vivere da zingaro, vivere come Gesù. Amen. Perché Gesù che viaggiava sempre era uno zingaro. A parte fateci amici zingari, non è mica... questa gente che offende gli zingari non li capisco. C'è qualche ladro, c'è qualche d'accordo. Sì, dipende. Ma guarda, dalla classe politica. c'è qualcuno che... Quanti sono i non ladri? Non molto. Non molti. Mm-hmm. E lo zingaro, vabbè, ti ruberà il cellulare, ma il politico ti ruba la vita, il sangue, il futuro, il passato e il presente. Quindi è importante non lasciarsi intimorire da chi ci critica, è importante essere disposti a spostarsi se e quando è necessario. Per cosa? Per l'opera di Dio. Amen. E sicuramente per motivi di persecuzione. Sì. E la maggior parte degli uomini di Dio nella Bibbia, come abbiamo visto, dovettero spesso spostarsi, sfuggire nemici, e le frequenti persecuzioni del diavolo, e lo vediamo questa nella vita di praticamente
quasi dappertutto nella Bibbia: Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe figlio di Giacobbe, Israele, Mosè, Giuseppe Maria, Paolo, praticamente quasi tutti. La prima chiesa doveva persino fuggire e nascondersi in catacombe sottoterra. Così erano zingari? No. Così erano talpe? No. Erano ubbidienti. Quindi non ascoltate il diavolo, che sempre tutto quello che fate è sbagliato. Perché non lo fanno loro, è sbagliato. Sì, sì, sì. La disponibilità della Chiesa di Dio a spostarsi, appunto come nomadi se occorre, fa impazzire il diavolo. Perché? Perché spostandoti, seguendo diciamo la guida di Dio, sei sempre un balzo più avanti del diavolo. Questo al diavolo non gli piace, e quindi se ti sposti sei uno zingaro. Sai che Paolo dice in Corinzi, mi pare, I don't know in Italian, we have no dwelling place. Ok, can you find that? I will. We have no dwelling place. Try to have dwelling place, very good. Bella scrittura. Non abbiamo stanza ferma, non abbiamo dimora fissa. Allora, Paolo ha detto che è un nomado. Dice Paolo. In quel modo il diavolo non riesce a prenderci mai con le sue persecuzioni, almeno che il momento del martirio, a me arriva il Calvario, ok. Ma non deve arrivare quando dice il diavolo, ma quando dice Dio, quando abbiamo finito il nostro cammino, amen. E per questo veniamo criticati, ma non preoccuparsi, siate pronti a rimanere in un posto o a spostarvi. Come sapete se rimanere o spostarvi? Quello che Dio guida, cosa dà gloria al Signore. Infatti, in questo tempo della fine, dammi una scrittura, Apocalisse 12, guarda. Sì. In questi tempi che siamo arrivati alla fine dei tempi, dovremmo spostarsi molto di più. Sono le chiese morte, le chiese sepolte che non si spostano. Come fanno a spostarsi? Mica possono portarsi alle spalle l'edificio morto. Ma Gesù e i suoi discepoli si spostavano in continuazione. Legge la donna chiesa sposa, Apocalisse 12:6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio. Leggo solo il tratto che mi hai dato tu. Sì, dal 12. Guai a voi, o terra, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. 13. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna. La chiesa, verso 14, cosa fa la chiesa quando viene perseguitata? Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto. Ok, aquila è una parabola, può essere un aereo, può essere un treno, può essere a fare autostop, può andare in bicicletta, può essere andare in macchina. Quindi qualcuno ci ha detto, vuol dire sì, solamente l'aereo? No, non è solo l'aereo, che Gesù aveva l'aereo che si spostava. No, qualcuno ha detto che Gesù ritorna all'Aquila, la città in Italia, in Abruzzo, c'è una città che si chiama L'Aquila. Sì, ho capito. Qualcuno ha detto che Gesù ritorna proprio là, su quella montagna L'Aquila. Falso profeta che subentra. Verso 15. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere della corrente. Ok, verso 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Ok, questi sono chi custodisce la testimonianza? Sono i cristiani. Però quelli che restano dove? Seduti nelle chiese a scaldare panchine invece di scappare. Sì, quindi sì. Questi che hanno pure di spostarsi, non vogliamo essere nomadi, non è serio. Io è più serio rimanere qui incollato sulla panchina. Io spostarmi, non voglio essere nomade, non è dignitoso. E sarà dignitoso come quei cristiani nelle chiese in Iraq che gli hanno tagliato le teste ai bambini. Hanno decapitato i bambini di 5 anni perché i genitori non volevano Maometto e Allah. Ma tienitelo tu Allah, scusa, prendi la mia testa, la vuoi qua, pronto. Per tenere la testa devo credere ad Allah, Maometto, che mi aspettano 72 vergini in cielo, ma per forza bagianate, vado a raccontare a qualcun altro. E le 72 vergini cosa c'hanno? 72 uomini? Ma vedi che non è testa né coda, perché loro, le donne sono un oggetto, quindi va bene, grazie a Dio per Gesù. Cos'hai trovato lì? Ho trovato la scrittura, 1 Corinzi 4:11. Fino a questa ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità, siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora.
Ok, non abbiamo fissa dimora. Ora, questi qua criticoni che ci scrivono e dicono voi volete, volete che tutti diventino nomadi e zingari, ma a parte non offende gli zingari, che dicono io ho predicato in chiesa zingari, c'è anche zingari bravissimi, dolcissimi e più cristiani di certe chiese mausoleo che non fanno niente completamente, va bene? E poi, vabbè, i zingari rubano, logico è che rubano, perché i politici non rubano. E il negoziante che fa pagare di più non ruba? E le banche cosa stanno facendo? No, quello non ruba, quello succhiano sangue, no? È un modo diverso. Allora, gloria a Dio. Allora, non abbiamo una fissa dimora. Non abbiamo fissa dimora. Matteo 24:15, cosa dice? Che Gesù doveva spesso spostarsi come un nomade, è insegnato anche a spostarsi e a nascondersi. Matteo 24:15-16 cosa dice? Quando vedete l'abominazione, allora fuggite ai monti. Giovanni 8, mi dà la scrittura? Sì. Allora Gesù dice fuggite, è un comandamento. Matteo 24:15-16, fuggite ai monti. Amen. Un comandamento. Giovanni 8:59. Giovanni 8:59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Alleluia! Gloria, nascose. Gloria al Signore. Guarda, Dora, c'è Marco capitolo 8 okay. E anche Giovanni 11, ce l'hai tu, Angie? Sì. Giovanni 11, 54. 11. Quindi cosa sta dicendo? Abbiamo appena detto che Gesù si nascondeva. Sì. Giovanni 8, 59, volevano tirare pietra a Gesù e Gesù si nasconde. Gesù si nasconde. Cosa c'ha da nascondere Gesù? È un criminale che si nasconde? No, è un nomade? È uno vita. Zingaro? Hanno preso delle pietre per tirargliele. Ha si vede che era un vita. Criminale. Allora come si fa? Pietrate. Oh, cattivo. Cosa ha detto di maleducato? Volevo prendere pietrate Gesù e lui si è nascosto. Perché è andata dalla polizia, non ha niente da nascondere. E no, niente da nascondere. La polizia ce lo cercava anche loro. Allora, Giovanni 11:54. Gesù quindi non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim. E là si trattenne con i suoi discepoli. Ok, Giovanni 12:36. Cosa dice? Gesù si ritirò nel deserto. Gesù non andava più apertamente, di nascosto. Uh-huh. Era un criminale? Beh, per certi uni sì. Giovanni 12:36. Gesù disse queste cose? Poi se ne andò e si nascose da loro. Quindi Gesù andava sempre nascondendosi. Come mai? Era un nomade? Credo di sì. Insomma, le persone che hanno paura di soffrire per Gesù e non sono disposti a spostarsi, dovrebbero rimanere dove sono, perché problemi, sofferenze, difficoltà e persino morte possono sempre succedere nella vita di discepoli. Quindi è inutile che chiedete quanti soldi si guadagna in Sud America, ma non venire in Sud America, vai in Asia, magari si guadagna di più, vai a Hong Kong, magari vai a costruire un po' di radio. E per favore, smettete di scrivere, mi trovi... C'è un lavoro di fruttivendolo? Gli fanno domande più strane. Ma che ne so io se c'è lavoro di fruttivendolo? No, io non sono venuto qua perché c'era lavoro o non c'era lavoro, sono venuto qua perché è volontà di Dio. Sì. Gesù non è andato a Gerusalemme perché si guadagnava di più, non è andato al Calvario perché la paga era migliore. Questo è quello che abbiamo da offrire. Smettete di mandare domande sbagliate, fratelli. Non abbiamo uffici di collocamento. Marco 8:34, cosa dice? E Angela, mi trovi una... Genesi 24, vorrei leggere una scrittura. Okay. Allora, Marco 34:38, cosa dice? Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo, la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde l'anima sua? Cioè, va a guadagnare un bel lavoro in un ufficio, un bel computer, quanto si guadagna? Se perdi l'anima, quanto perdi? 37. O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Il Signore non ci chiederà quanto è guadagnato a fare fruttivendolo. Guadagnavi bene?
Ma mica scappi dal nuovo ordine mondiale, dalla zona del nuovo ordine mondiale per andare a guadagnare, ma sta scherzando. Vai perché è volontà di Dio, se devi andare a vivere in una grotta, parlo in modo simbolico ovviamente, io spero che ti trovi una casa ovviamente, ma se devi andare a abitare in una grotta come quella di Ebrei 11, vai se è volontà di Dio. Non devi spostarti perché si guadagna di più o si guadagna qualcosa, magari devi mangiare patate, magari digiunare. Questa è la paga che il Signore ci promette. Ci sono situazioni di famiglie divise anche, questo è un altro problema, fratelli che vogliono partire. E ci hanno problemi e ci scrivono. Uno crede, l'altro non crede. E cosa dice la Bibbia? Uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Matteo 24,40 dice due saranno in un campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Chi sono questi? Uno crede, l'altro non crede. Sì. Uno è cristiano nominale, a mezzo cuore, l'altro è cristiano a cuore pieno, sarà preso, rapimento, capito? Ci saranno situazioni simili a quando che Gesù ha parlato, quando bisogna rifugiarsi sui monti, mentre altri membri della stessa famiglia che non credono alle profezie, ma solamente alla religione addormentata, quindi cosa fanno? Ascolteranno i loro falsi profeti, le loro false religioni. Questi non vogliono spostarsi, non potete spostarli, non potete spostare uno che non vuole spostarsi. Si tratta di gente che non studia le profezie e come le loro chiese non le capiscono, perché non le vogliono capire, non le studiano. Questi saranno parte di quelli che l'anticristo sorprenderà e distruggerà, come Gesù ha detto chiaramente in Matteo 24, va bene, saranno sorpresi. In Luca 17,32 vi saranno situazioni, esattamente Gesù parla di qui, ricordatevi della moglie di Lot, in Luca 17,32. Okay, attenzione, ci saranno situazioni esattamente come Lot e sua moglie, a quale Dio disse di fuggire da Sodoma, ma la moglie lo fece con mezzo cuore ed è morta. Va bene, ci sono situazioni così, ci scrivono cosa dobbiamo fare, la mia famiglia non crede, devi chiedere a Dio, io non posso portare la tua croce, fratello, non posso mettere il tuo Isacco sull'altare, devi decidere tu, se vuoi fare come Lot o se vuoi fare come la moglie di Lot, devi decidere tu. È vero. Lot in Genesi capitolo 19 è andato a parlare con i suoi generi, ha detto dobbiamo uscire perché qui fra poco salta tutto, e quelli l'hanno preso in giro. Lot è uscito e quelli sono ancora là, quelli sono ancora sotto la lava. Quindi dobbiamo renderci conto che sta per venire il marchio della bestia e che dannerà anime all'inferno. Non scriveteci, chiedeteci quanto si guadagna. Per favore non venite qua a cercare guadagni, state dove siete. Io non sono qua per guadagni, non avete capito niente quelli che ci scrivete così. Per favore aprite gli occhi, aprite il cuore, aprite la Bibbia. State lì se cercate stipendi. Quanto si guadagna? Preparatevi che un giorno c'è da attraversare una montagna, piedi scalzi, dormire in una grotta e magari morire sbranato di un orso. È incoraggiante, ispirante? No. Questo parlo per esempi, no? Ma è successo anche di quello. Che importanza è se dovremmo mangiare pane secco, foglie degli alberi, frutti secchi o cavalletti o grilli, se e quando li troviamo? Magari dipendendo dalla zona qualcuno dovrà imparare a prendere cavallette e cucinarle. Giovanni Battista lo faceva. Giovanni Battista, leggi Matteo capitolo 3, mangiava cavallette. Come va? Come preferite gli, locuste, grilli. Cioè dice, ma io sono abituato alla spaghettina, alla napoletana con la pomarola in coppa. Sai, se io non posso mangiare una spaghetti alla bolognese... mangia la bolognese mentre ti mettono il marchio, cosa devo dirti? Chissà che quale sarà il nostro atteggiamento quando verrà, ci lamenteremo per i buoni cibi che avevamo nell'Occidente? Una volta che ci siamo spostati fuori dall'Europa, che atteggiamento avremo? Che ci lamenteremo dei buoni cibi che avevamo in Europa, l'Egitto, no? Oppure loderemo Dio che ci protegge dall'Anticristo e dal suo marchio 666? Dio ci chiama adesso a mostrargli quale sarà il nostro atteggiamento. L'atteggiamento che avremo quando ci saremo spostati in Asia, per modo di dire, va bene? Sarà esattamente quello che abbiamo adesso. E non andate fuori dell'Europa credendo, sperando, spero almeno mi porterò la mia caffettiera napoletana, almeno il caffè me lo faccio, o stregheta. Come faccio senza caffè? Io sono drogata di caffè, perdono, voglio dire abituata.
Io se non mi faccio un caffè con la siringa ogni mattina, io sono italiano, dico, cercate di capirmi, ognuno ha le sue debolezze, io mica chiedo tanto, solo caffè, spaghetti, prosciutto, un bel letto, una bella camera comoda, soldini, una macchina, senza macchina come si fa? Si cammina. Io sono tornato dall'India, facevo autostop per andare a evangelizzare. Gloria a Dio. Amen, perché incontri per correlle. Sono andato a evangelizzare in Venezuela nel 79 e ho viaggiato 800 km per evangelizzare la Venezuela del Nord e ho fatto 800 km in autostop, eravamo tre fratelli, ci ha preso uno con la macchina che ha schiacciato un bottone, click, mentre viaggiava veloce in queste strade di montagna, ma rallenta, vuoi andare in paradiso così veloce? Vuoi. Io sono un bravo autista, schiaccia il bottone, si apre una scatola lì e appaiono bottiglie di whisky e bicchieri. Dice, servitevi, ma per l'amor di Dio, ma rallenta. E lui dice, oh, voi siete... E lui, mentre guidavo con una mano, si è versato il whisky, beveva e ci prendeva in giro. Siamo arrivati, grazie a Dio. Siamo arrivati a una stazione di servizio dove gli ho detto siamo arrivati, ci mancava ancora 500 km. Allora, cioè, allora si era andato fino alla fine. Siamo alla prima stazione di servizio, siamo arrivati, grazie, bianchi come la neve. Ciao. Siamo scesi e già, ciao, vai fratello, vai, vai. E allora abbiamo fatto autostop in un'altra macchina, siamo arrivati a un porto e abbiamo fatto autostop sulla nave, ho parlato col capitano e ci ha fatto autostop e siamo andati fino alla prossima isola, è una lunga storia. Va bene? Quindi voi, i fratelli che ci chiedono quanto si guadagna, zero! Si guadagna persecuzione, critiche, maledizioni, anche morte uno di questi giorni. Abbastanza come incoraggiamento? State dove siete, smettete di scrivere quanto si guadagna. Ma ti pare che sono venuto qua per guadagnare? Il Signore provvede, patate grazie, oggi, Gesù, fagioli domani, spaghetti dopodomani, un pezzo di carne, magari una gallina che è morta l'altro giorno, il nostro cane qui ha ucciso una papera, un come si dice? Duck. Sono papera? No, sì, anche papera si dice. E sai, paperino di Walt Disney, come si dice? Ha ucciso l'anatra, in italiano. Ha ucciso l'anatra e ci siamo cucinati l'anatra. Sì, però è finita male, Giuseppe, non dire più alla radio queste cose. Perché? Cucinare quell'anatra è finita male. Come è andata, come è finita? Indietro alla to the dog. Lo abbiamo dato a Leila, l'ha mangiata Leila. L'ha data al cane? Sì. E perché l'ha data al cane? Io ti ho detto di no. Non era commestibile. Dalla a me che io l'avevo provata almeno. L'avete fatta bollire? Per 5 ore. E non era ancora buona. Ma non è morta di vecchiaia, era ucciso il cane. Ma un'anatra di 6 mesi, quanti mesi aveva questa anatra? Ma chi lo sa, l'abbiamo trovato sulla strada. Non sappiamo. Vedi? Non sappiamo. Vabbè, qui pregate per i nostri cuochi, ragazzi. Un'anatra giovane non avrà avuto più di, non so, 6 mesi. Forse di più? Non sappiamo. Un anno. Non sappiamo. Insomma, dov'è? Davanti all'ospizio questa cosa. The neighbor found it on the streets. La vicina l'ha trovata e ce l'ha regalata. Sì. Insomma, vabbè, comunque quello di io, si mangia quello che capita. Ma io mi ricordo, sono stata in un viaggio di evangelizzazione e perché non avevamo, e c'era dura l'evangelizzazione, we were eating bread and tea every morning, praising the quindi Lord. Non avete trovato nessun buon cuore e ogni mattina mangiavate bread and tea. Un tè e un pezzo di pane. Sì, e mezzogiorno cosa mangiavi? Oh, we are going around. A mezzogiorno andavate a evangelizzare posti più generosi. Però con Gesù si può mangiare pane. È vero. Perché Gesù ti riempie il cuore. Comunque il Signore provvedeva almeno pranzo e cena? Sì. Ok, non mi dire che Dio non provvedeva. Che sono stato giovane, sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua progenie raccattare il pane. Sì, ma non mendicare il pane. Salmo? 37. 37.
Allora, andiamo avanti? Sì. Guarda, dammi una scrittura, Giosuè 24:15. Giosuè 24:15. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là al fiume. Al di là del fiume. O gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Cioè, perché sono questi? I dèi del materialismo che le chiese morte adorano ora, capisci? Quindi allontanarsi dalle chiese morte, se sei nella chiesa non capisci cosa succede, perché la religione ti benda gli occhi. Uscire da questi posti. E poi, quanto a me? Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Amen, amen, amen. In nome di Gesù. Quindi è una scelta. Scegliere se vogliamo servire gli dèi del mondo, gli dèi delle chiese. Quali sono gli dèi delle chiese? Ufficialmente Gesù è Dio, ma in realtà l'edificio morto. Mischiato, un po' Dio, un po' l'edificio. Sì, un po' Gesù, un po' la religione. Quindi se vuoi servire quel Dio lì, noi no. Guarda, Luca capitolo 9, guarda. Luca 9? Dice, Gesù ha detto a un così chiamato discepolo, che era più fumo che arrosto, 61. Sai un discepolo più fumo che arrosto com'è? Okay. Un altro ancora gli disse, ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Questo era un cristiano fumo. E Gesù gli risponde. Ma Gesù gli disse. Attraverso la cortina fumogena Gesù gli risponde. Nessuno che abbia messo la mano al aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Ok, qui possiamo concludere. Cioè, quindi, una volta che metti la mano all'aratro di Gesù, se ti guardi intorno, Gesù dice, se ti guardi indietro, sei come la moglie di Lot. Questo sta dicendo. Cioè, una volta che dice, io do la mia vita a Gesù, venga la morte, venga la tribolazione, venga l'anticristo, venga il marchio della bestia, io non rinnego, io voglio Amen. Morire per Gesù. Amen. Ora io, il signor fratello Giuseppe, sono in grado di fare tutte queste cose? Posso mettere in pratica tutta la mia predicazione? La risposta è no, è lo Spirito Santo che mi deve dare sì, la forza. Amen, amen. In questo momento, una volta, hanno chiesto a predicatore una volta, siete in grado di morire come predicatore? No, dice il predicatore, non sono in grado. Quando arriverà il momento, Dio mi darà la grazia. Amen. Quindi io non sono così perfetto come nelle mie predicazioni, sono un uomo come chiunque di voi che mi ascolta. Amen. Però c'ho questa fede che nel momento della morte, nel momento del martirio, nel momento della sofferenza, guarderò Gesù, ho questa fede, Lui mi aiuterà, mi deve aiutare, perché non ho altro in cui sperare, non posso sperare nell'anticristo, non posso sperare nei politici che si sono venduti l'anima per un pugno di voti, non posso sperare nelle banche che ti vogliono comprarti l'anima per una manciata di soldi, posso sperare solo in Gesù Cristo. Quindi la domanda è, che tipo di discepoli siamo noi? Avendo messo mano all'aratro del Signore, stiamo guardando avanti o indietro? Cos'è l'aratro? Ma innanzitutto quando ricevi Gesù Cristo, l'aratro. Poi il lavoro di Gesù. Va bene, qualunque sia il lavoro di Gesù, stare in Europa, spostarsi dall'Europa. Sai, a volte le persone ci scrivono a noi, a me, mi fanno, quasi mi idolatrano. Oh fratello Giuseppe, se potessi venire dove sei tu, tu sei il mio salvatore. Tu sei il mio Dio, cioè non lo dicono così ma quasi, per favore voglio solo baciarti i piedi. Sai, non è così la storia, non venite per cortesia con queste lusinghe, perché avrete delle sorprese. Non ho tempo per gente che bacia i piedi, baciate il cuore di Gesù, Amen. Perché qui avrete sorprese. Fratello Giuseppe qui non ha case da darvi, non ha soldi, non ha neanche tempo. Va bene, quindi vogliamo avvertirvi, non venite qua che avrete delle brutte sorprese, che pensate che Giuseppe, il grande salvatore, si prende cura di voi, vi sbaglierete di grosso, il salvatore è Gesù, non è fratello Giuseppe. Amen. Va bene, vi vogliamo bene, Dio vi benedica, io Amen. Ho finito. Che facciamo altro una pausa musicale? Ho delle domande a chiederti da parte di alcuni fratelli, sono due o tre domande, che sono proprio sul soggetto che abbiamo letto prima di prepararsi per il tempo della fine. E poi chiudiamo, va bene? Amen. Ascoltiamo il canto di Marcello Marocchi, Dio aspetta.